Ciao, sono Antaro. E io sono la... No, aspetta, cosa... Chi ha scritto questo copione? E che ne so io? Almeno te sei un essere umano invece di essere un fottuto topo. Sì, ma Cristo, mai una volta che si prendono le cose sul serio su questo canale di merda? E io che ci posso fare? Potresti controllare le bugate che scrivi prima di passarle a me, per esempio. No, aspetta, pensavo che questa roba l'avessi scritta tu. Che cazzo dici? Ma che cazzo dici te? Io l'ho trovata sul drive e ho pensato che... Sì, ma anche io l'ho trovata sul drive. Chi diavolo ce l'ha messa? Pensavo l'avessi messa tu. E invece... Senti, che ne dici se rifacessimo tutto da capo? Magari un po' più seriamente? Decisamente. E vabbè, dai, ricominciamo. Ciao a tutti, belli e brutti, e bentornati sul nostro canale. Io sono Paco. E io sono Zeffo. Come potete vedere, questo è un video un po' diverso dal solito, perché più che altro è un ringraziamento per essere arrivati a ben 600 e passa scarsi. E il numero continua ad alzarsi. Certo, vi potrebbe sembrare una stronzata festeggiare per 600 iscritti, ma vi possiamo assicurare che quando aprimo questo canale per scazzo, quasi 4 anni fa, non ci saremmo mai aspettati di ricevere nemmeno un sesto dell'apprezzamento che avete regalato finora. Ne abbiamo viste tante in questi anni, tra orribili, stupri alla crusca e live ignoranti, e per questo non possiamo far altro che ringraziarvi. Ma come si sa, il tempo passa ed è anche tempo di allargare i nostri orizzonti. È da un po' di tempo che ci sentite dire che siamo un po' annoiati dal nostro format, pregno esclusivamente di hack ai limiti dell'umano, e lo avete visto nelle ultime serie. Ma nonostante la disparità del successo, noi siamo convinti che potremo migliorare e continuare a farvi divertire come sempre, anche con altro. Ragazzi, questo non è un addio definitivo alle hack di merda, e l'ultimo Noyo Hack dovrebbe avervelo fatto capire. Esattamente. Quello che vi stiamo dicendo è che non possiamo, non vogliamo fare solo hack, ma al momento ne abbiamo fin sopra i capelli. In altre parole, ci siamo semplicemente presi una pausa perché esse torneranno a breve inserite nel nuovo format, palinsesto, che andremo a proporvi. Ma per farlo, ragazzi, abbiamo bisogno di voi, perché è solo grazie a voi se ci divertiamo nel registrare cazzate su cazzate, e piuttosto che piangere su uno spray di lavandonia, ci facciamo su due risate. Sì, ma Ciccio, come possono aiutarci? Non è che siano qui a dirci cosa fare o che. Hai perfettamente ragione, oh coglione. Ed è per questo che sono qui a registrare con te. Sì, dai, sentiamo la cazzata. Cliccando sul link in descrizione potrete raggiungere la home del nostro sito. Sì, ne abbiamo uno perché serviva per raggruppare progetti e altre stronzate, ok? E ritroverete immediata subito un sondaggio davanti. State tranquilli, è completamente anonimo e non vi veniamo a prendere a casa né vi hackeriamo il PC. Ah, ho capito, potranno scegliere da lì cosa vorrebbero vedere sul canale. Esatto, ma non solo. Dato che mantenere regolarità su tante serie è piuttosto difficile, ho pensato che spettasse loro a decidere cosa dovremmo mantenere e cosa dovremmo togliere. Quindi potranno decidere anche quello? Sì, prego, mannaggia la miseria, posso parlare? Figa, scusa, sentiamo cosa ha da dirci il presidente del consiglio. Mi stai dando del Renzi? No, era per dire. Ma dicevamo. Nel sondaggio potete votare una serie che vi sta piacendo tra quelle in corso e una che non vi sta piacendo mai nella vita. Chiuso tutto, le due serie che riceveranno più voti verranno mantenute o cancellate in base alla preferenza. Infine, potrete scegliere una serie che vorreste vedere sul canale. Le due serie che riceveranno più voti verranno cominciate quanto prima. Più semplice di così. Sì, ok, ma ti ricordo che non abbiamo tutti questi mezzi, a malapena abbiamo un PC funzionante. Tranquillo, povero beduino, ho pensato anche a questo. Ovvero? Semplicissimo, potrete scegliere tra le opzioni disponibili e nel caso aveste scelto un Let's Play, potrete indicare voi stessi quale vorreste vedere e faremo quelli con più voti. Ho capito, ma tra le opzioni che hai elencato ci sono anche giochi che... Ma porca miseria, vuoi stare zitto 2 secondi o no? Parlo io. Va bene, scusa mamma. No, Ah, come il Noriano ha detto. no, no, aspetta, Nuriano, lo dice tua sorella. Dai, zitto! Cosa stavo dicendo? Ah sì, purtroppo non siamo Dlarz o 17 dei Tube. Non abbiamo contatti con le super case produttrici di cose tecnologiche avanzate e nemmeno partnership con software house. Quindi, ahimè, ci dovremo piazzare dei limiti. Potete scegliere qualsiasi cosa vi venga in mente, ma tenete conto che Zelda Twilight Princess, Skyward Sword, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, Fire Emblem Awakening, Fates, Path of Radiance, Radiant Dawn, Tomb Raider Underworld, Tomb Raider 13, Rise of the Tomb Raider, Rayman Origins,
e Rayman Legends, così come tanti altri titoli che non possiamo giocare a causa della scarsità del nostro hardware o comunque per la loro impossibilità di emulazione, non verranno conteggiati per questo sondaggio, perché non possiamo fisicamente proporveli. E comunque, Suka. Sì. Ah, Cicibirilli, potete votare fino alle 8 di questa domenica, quindi sbrigatevi.